avuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. La clausura, un luogo a cui voi non potete accedere nel percorso che ci porta proprio accanto alla cella numero 1, quella che quando siete qui a San Giovanni Rotondo avete modo di vedere attraverso una grata trasparente che vi permette di dare uno sguardo in quella che era la cella di Padre Pio. Il 30 dicembre del 1936 a questa porta bussò un frate. Era Padre Giuseppe Antonio da San Marco in Lamis. Dobbiamo fare una piccola premessa. Padre Pio con i suoi confratelli, compagni di studio, aveva un'amicizia straordinaria, quasi fraterna. Infatti in alcune lettere proprio con Padre Giuseppe Antonio lo chiamava solo Giuseppe, caro Giuseppe. Erano quasi coetanei, Padre Giuseppe era più grande di Padre Pio di qualche anno, ma tra di loro c'era una grande amicizia. Padre Giuseppe in quel periodo si trovava a Sant'Anna, nel convento dei frati minori cappuccini di Foggia. Stava male, aveva un serio disturbo ai reni. I medici e gli stessi confratelli si raccomandarono proprio in quella giornata, il 30 dicembre del 1936, alle preghiere di Padre Pio e gli dissero: Padre Pio, prega per Padre Giuseppe perché sta veramente male per quel suo disturbo ai reni. Lo possono alleviare, quindi possono alleviare le sue sofferenze soltanto le preghiere e l'aiuto, il conforto in Dio. Padre Pio non se lo fece ripetere due volte, si ritirò nella sua cella e cominciò a pregare per il suo caro amico Giuseppe, il suo caro confratello. Ma era ormai tarda notte, intorno alle 2, si sentì bussare alla porta e Padre Pio, che era ancora in preghiera, disse: avanti. Era Padre Giuseppe. E subito Padre Pio: Giuseppe, che fai qua? Mi hanno detto che stavi male, eri a Foggia. E Padre Giuseppe con una certa calma disse: no, ora sto bene. Tutte le mie sofferenze sono finite. Sono venuto qui a dirti grazie per le tue preghiere. E Padre Giuseppe scomparve. Padre Pio l'indomani, confrontandosi con i frati, con Padre Raffaele da Sant'Elia, che ha riportato questa testimonianza proprio dalla voce di Padre Pio, disse a Padre Pio: sicuramente tu hai sognato, Padre Pio, stai tranquillo, Padre Giuseppe a Foggia, sofferente. E invece Padre Pio continuava a dire: no, io non dormivo, ero sveglio, ho visto Padre Giuseppe, è venuto nella mia stanza, nella mia cella, erano le 2 circa. Non appena terminò di comunicare questa notizia a Padre Raffaele, giunse da Foggia la notizia che Padre Giuseppe Antonio da San Marco in Lamis era morto alle 2 del mattino del 30 di dicembre.